Facciamo memoria. Costruiamo memoria. Conserviamola. Tramandiamola. Facciamo sì che questi nomi non vengano dimenticati. Che non restino su di una mensola a prendere polvere. Molti non le conoscono queste storie. Perché quando io parlo di Emanuela Sansone e dico 1897, la gente salta dalla poltrona, perché nessuno si aspetta una roba del genere. O di Angelica Pirtoli, che prima non ho nominato, che è una storia truce, una bambina di manco 2 anni presa dai piedi e sbattuta al muro e ammazzata come manco, cioè l'efferatezza di quel delitto, cioè nemmeno con gli animali, cioè, c'è una trascrizione del giudice che dice nemmeno gli animali si ammazzano così. Cioè non c'era proprio dignità in questo, di nessun genere, non c'è dignità nell'uccidere una persona in assoluto, però cioè nemmeno gli animali si prendono così, cioè io manco mio nonno prendeva i conigli e li ammazzava così, cioè per dire, cioè anche lì è un'efferatezza allucinante. Quando noi raccontiamo queste storie, quella di Angelica, quella di Emanuela Sansone, ecco la gente non sa, no? Non molte cose non le sa, e poi come dire, noi facciamo sempre il dibattito con i matinè, con le scuole. Sì. Lo spettacolo, io dico sempre ai ragazzi, spero un giorno di non doverlo fare più, perché vorrà dire che, no, avremmo sconfitto le mafie. Lo spettacolo è arrivato oltre le 100 repliche tra matinè. No, vabbè, ha debuttato a dicembre 2019, poi sappiamo tutti che è scoppiata una pandemia, però è uno spettacolo che è stato a Torino, che è stato a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, in provincia di Venezia, a Milano, quest'anno andiamo a Roma, allo Spazio Diamante, è uno spettacolo, come dire, tra virgolette, che è fortunato, come si suol dire in teatro, che sta girando, e quando giriamo e quando facciamo il dibattito soprattutto con le scuole, i ragazzi restano di stucco, cioè proprio nel sentire l'efferatezza di questi delitti anche di loro coetanei, ma soprattutto pure, cioè dei più piccoli anche. Grazie all'utilizzo della scenografia, dei cubi su cui salgo, insomma riesco a spostare anche la posizione, il punto di vista, riesco a trasformare quello che è la scena in un bancone di un negozio, in un pozzo, in una scalinata, in una croce, in un pulpito. Questo mi permette, cioè la scenografia mi permette di fare tutto questo, lo scenografo è Angelo Gallo, che è anche un burattinaio, che ormai in Calabria conoscono tutti. E questa scenografia mi permette appunto di poter evolvere lo spettacolo in diverse cose. Durante la loro detenzione nelle viscere dell'isola scrivono codici, regole e riti di ammissione a un'organizzazione che esalta i valori della forza, del coraggio e dell'onore. Ci troviamo al Teatro Grandinetti per riprendere il percorso che si era interrotto qualche mese fa e presentiamo la stagione teatrale 24-25 con un'anteprima dedicata allo spettacolo Al posto sbagliato, una novità, sarà l'orario alle 18.30 e un teatro d'impegno di una ottima compagnia calabrese. Abbiamo voluto, come dire, incontrare gli abbonati della nostra stagione offrendogli appunto questo spettacolo e cogliendo l'occasione per presentare gli appuntamenti che anche quest'anno sono di particolare interesse. Artisti e compagnie di prestigio nazionale presenti nelle più importanti sale teatrali d'Italia, che ancora una volta renderanno centrale sul piano culturale la città di Lamezia Terme. Noi come Ama Calabria siamo molto orgogliosi del lavoro fatto e soprattutto soddisfatti della campagna abbonamenti, che ha registrato un sensibile aumento rispetto all'anno scorso, segno dell'interesse che, con il quale il pubblico segue questi spettacoli, che stanno diventando ormai un appuntamento non soltanto per i cittadini di Lamezia, ma per quanti in tutta la Calabria hanno a cuore la promozione di un teatro di grande qualità.